egocentrica, rompe le palle, sono testarda, sono strozza. Appalungate, quante ne vuoi? Ciao, sono Luana Cervino, ho 27 anni e vengo da Roma. Il mio soprannome è la Micia. Miau. Nella vita sono un'estetista. Lavoro in un centro estetico e dimagrante e prendo cura della bellezza delle donne. Mi piacciono i gatti, dove vedo gatti sei mia, mi rubo tutti. No, non mi preoccupo di chi stanno, perché se i gatti stanno con me vuol dire che stanno bene, i gatti vanno giù stanno bene, quindi vuol dire che dalle altre parti stavano male. Adesso al momento ce n'è uno solo che è venuto, nuovo. Non gli ho dato il nome perché ho capito che se gli do i nomi se ne vanno. E alla zia ho chiamato Giacomino, Fagiolino, e se ne andavano sempre, capito? Che i gatti sono un po' come l'uomini, capito? Vanno, dove stanno bene. Però, cioè, nel senso, so come l'uomini, perché magari sono stronzi, sono diffidenti, così. Non parlano, quindi già dicono stronzi e questo va bene. I gatti, c'è un amore, capito? Non è che io mi prendo i gatti perché mi piacciono pure gli uomini, capito? Con me gli uomini mi stanno sulle palle. Quando mi piace un ragazzo, gli faccio capire, comunque attiro la sua attenzione, comincio a fare, tipo, mi muovo con i capelli, metto così, faccio tutta, cioè, attiro l'attenzione un attimino. Poi se non mi fila, cerco di farmi fila per forza, però è raro che non mi fila, no? Cioè comunque attiro talmente tanta attenzione che comunque vai o non vai, pure solamente per dire guarda sta scema, mi devi guardare. Sono passionale, forse sono pure un po' troppo rompiscatole, cioè nel senso per me non esiste il mal di testa, cioè con me se c'è il mal di testa comincio a dire c'è un'altra, eh? Poi sono rompiscatole perché sono petulante, cioè se a me mi dici no adesso non voglio parlare, perché non voglio parlare? Capito? E quindi rompe le scatole, mi rendo conto che so troppo, cioè stammi appresso, è un lavoro. Sono calma, mantengo la calma, sono una ragazza che, con cui può parlare, però se perdo la pazienza sbrocco e faccio il panico. Se mi dicono no, non farlo, è il momento che lo faccio. Sono a rompi i c***i. Che dentro di me sono un'amica, però, cioè che faccio vedere che sono... Mi sono picciata, porca Eva! Sono un'amica, però grazie, quindi attenzione. Ecco uno dei protagonisti della nuova stagione di Ex on the Beach Italia. Chissà come se la caverà sulle spiagge colombiane.